Ok, allora sto registrando, sì. Oggi cominciamo a parlare del filtro di Kalman, dedichiamo due lezioni a questo argomento, parleremo oggi e domani. È un argomento molto importante, un argomento, diciamo, con delle implicazioni ingegneristiche molto vaste. Lo trovate implementato in una marea, diciamo, di dispositivi e dal punto di vista, come dire, matematico, il problema che intende risolvere è esattamente lo stesso che abbiamo incontrato all'inizio dell'osservatore di Luenberger, che potremmo chiamare deterministico fra 3 secondi quando capiamo perché il filtro di Kalman viene anche chiamato osservatore stocastico. Va bene? Quindi noi vogliamo stimare lo stato di un sistema dinamico conoscendo l'ingresso e l'uscita. Prima di introdurre alcuni aspetti, diciamo, del modello matematico, richiamo, ma veramente al volo, molto velocemente, solo le definizioni sulle variabili stocastiche, giusto per rinfrescarle nel caso in cui non fosse questa la situazione. Noi, se prendiamo una variabile aleatoria, stocastica, di dimensione n, quindi vettoriale, e conosciamo la sua funzione di densità di probabilità, allora il suo valore atteso si definisce in questo modo. Quindi l'integrale pesato della variabile pesato per la funzione di densità di probabilità, che in inglese è PDF, Probability Density Function. Bene, e chiaramente anche il valore atteso è un vettore di dimensione n. Grande importanza ha la matrice di covarianza, perché la matrice di covarianza rappresenta un'informazione abbastanza importante. Come la calcoliamo? La calcoliamo come sempre come un valore atteso. Di che cosa? Dello scostamento della variabile rispetto al valore medio al quadrato. Bene, in realtà guardate, questo è x mu trasposto, quindi in realtà la matrice di covarianza è n per n. Però se andate a fare, diciamo, questa operazione, voi vi rendete conto che l'elemento 1, 1, che cos'è? Beh, è x con 1 meno mu con 1 al quadrato. Quindi questo cosa rappresenta? Che informazione ci dà? Ci dà l'informazione di quanto sia dispersa questa PDF, questa funzione di densità di probabilità, rispetto al valore medio. Okay? Quindi un'informazione molto importante, perché in qualche modo, se la matrice di covarianza ha un valore, diciamo la covarianza, parliamo di uno scalare di una sola variabile, è un valore ampio. Questo significa che la PDF è molto distribuita intorno al valore medio e chiaramente fa perdere di importanza al valore medio nel caso in cui noi volessimo utilizzarlo come una informazione aggregata della distribuzione della funzione aleatoria. In realtà questa è una matrice, non è una covarianza scalare, è una matrice covarianza per cui il ragionamento che ho fatto per gli elementi sulla diagonale è lo stesso. E poi bisogna un attimo ragionare per gli elementi fuori diagonale che rappresentano, diciamo, la relazione fra due variabili. Poi definiamo una funzione che ci piace molto, si chiama distribuzione gaussiana multivariabile, che è una funzione che apparentemente è un po' complicata. In realtà, diciamo, se ci pensiamo, non è complicata. Questa è la nostra funzione di x. All'inizio abbiamo un termine che regolarizza, quindi uno scalare che possiamo tranquillamente ignorare per capire ora come fa la funzione. Poi è disegnata, quindi poi la vedremo. Poi è un esponenziale. Guardate, questo è un esponenziale. L'argomento dell'esponenziale è tutto questo. È uno scalare, questo non è l'esponenziale di matrice, perché se voi guardate, ho meno un mezzo, poi ho un vettore x mu trasposto, per cui questa è riga, per la covarianza
invertita, quindi n per n, e poi x meno mu che è n per 1, per cui questo è 1 per n, n per n, n per 1. Ricordate che le dimensioni sono gli estremi, è 1 per 1, va bene, quindi uno scalare. Quindi questo oggetto qua, diciamo, è uno scalare che sta pesando che cosa? Di fatto questa è, diciamo, la norma di x meno mu pesata per la matrice di covarianza. Ok? Quindi quando x vale mu, questo è il suo valore, quindi l'argomento vale 0, questo è il suo valore massimo, perché la matrice di covarianza è definita positiva, forse prima non l'ho detto, si può dimostrare che è definita positiva, perché è il valore atteso, diciamo, di un quadrato. E quindi l'esponente di questa funzione è un numero positivo, cioè non negativo. Quindi al suo valore massimo proprio quando x uguale a mu. La cosa migliore probabilmente è disegnarla, e questa è la distribuzione gaussiana, per cui è diciamo, un esponenziale alla fine. La posso disegnare in questo caso con n uguale a 2, quindi la funzione è scalare, quindi da R2 ad R. Il valore massimo è quando x assume proprio mu, il valore medio. Poi, se io taglio questa funzione con delle curve isopotenziali, cioè con f uguale, ottengo delle ellissi. Gli assi principali sono paralleli agli autovettori. Questa cosa, diciamo, non ci dovrebbe stupire perché già abbiamo incontrato qualcosa del genere. E poi la radice quadrata della lunghezza di un asse è pari all'inverso dell'autovalore corrispondente. Guardate, cosa significa questo? Che la mia ellisse, la eccentricità dell'ellisse è legata agli autovalori. E questo, diciamo, giocherà una certa importanza, perché a questo punto noi cominciamo a capire che la covarianza rappresenta quanto sono distribuito intorno alla media, e questa informazione graficamente rimane proprio nell'eccentricità dell'ellisse. Va bene? Rimane l'eccentricità e la variazione fra due, però quanto poi sono distribuito è il valore della covarianza, diciamo. E questo è un altro disegnino in cui ho fatto anche un taglio isopotenziale, in cui si vede un'ellisse e si vedono i due assi principali o i semiassi con paralleli agli autovettori. Questo è per visualizzarlo. Ancora non siamo entrati, diciamo, nell'argomento. Chiaro che adesso lo dico più che altro a beneficio di chi vedrà la lezione che oggi è assente. È chiaro che questo viene dopo l'introduzione alla stima, per cui io posso già entrare, no, nell'argomento senza fare un cappello introduttivo sulla stima dello stato. Parleremo del filtro di Kalman solamente nel tempo di scritto. Bene? Allora, qual è la grande novità rispetto a quello che abbiamo visto finora? Il nostro modello matematico xk più 1 uguale, beh, non faccio ipotesi, diciamo, per ora fatemi introdurre solo la novità, però rimaniamo nel caso generale che semplificheremo subito di sistema, diciamo, non lineare e non stazionario, quindi generico. Però io qui ho un termine in più rispetto a quanto abbiamo visto fino adesso. C'è questa W e c'è questa V. Okay. Una che ha dimensioni pari, la W ha le dimensioni pari allo stato, è semplicemente additiva rispetto allo stato, e la V dell'uscita. Chi sono? Beh, partiamo dalla V. La V è, diciamo, facilmente comprensibile dal punto di vista ingegneristico. Stiamo aggiungendo il rumore di misura, ok? Perché abbiamo detto che Y, che è la mia finestra sullo stato, è l'insieme dei sensori con cui io posso misurare ciò che sta succedendo. E poi c'è invece un altro termine che svolge un ruolo
un po' strano, diciamo che è un artificio matematico col quale io adesso voglio rappresentare l'incertezza che ho del modello matematico e lo metto con una variabile aleatoria. È un po' strana come cosa, però diciamo, cos'è che posso non sapere del modello? Beh, per esempio ho trascurato l'attrito statico se sto parlando di un sistema meccanico. Perché lo trascuro l'attrito statico? Perché l'attrito statico è non lineare e mi dà fastidio. Allora, mi semplifico la vita dal punto di vista delle equazioni, però so che sto perdendo qualcosa perché c'è l'attrito statico nella fisica. Allora dico, vabbè, mettiamo qualcosa che rappresenti un'incertezza di modello e questo la rappresento con una doppia Q. Dato questo problema, voglio trovare una stima ottima, ottima in italico, perché ogni volta che uso la parola ottima vuol dire che ci deve essere un concetto matematico ben preciso sotto, e lo vedremo. Semplifichiamo la cosa, perché questa descrizione è di altissimo livello e diciamo vogliamo semplificarci un po' la vita e passiamo a un modello lineare stazionario. Allora, che cosa ottengo? Vabbè, lineare stazionario posso scrivere forma matriciale e le matrici hanno coefficienti reali costanti. Ok, quindi io ho xk più 1 uguale a xk più buk e rimane ovviamente questo p più w di k e poi y uguale cx più b, anche d, facciamo l'ipotesi che sia nullo, va bene? Ok, dal punto di vista stocastico ci mettiamo nelle condizioni più semplici possibili. Quali sono le condizioni più semplici possibili? Il valore atteso dei due rumori uguale a zero. Guardate, per l'uscita è un'ipotesi che non è così forte. Avere la richiesta che un valore atteso del rumore di misura sia uguale a zero significa che ho scelto un buon sensore. Cioè, vuol dire, se il mio sensore è polarizzato e io so che è polarizzato, devo fare dei test di laboratorio per levare la polarizzazione. Se non lo so, non lo so. Per cui, invece, diciamo, l'ipotesi che il valore atteso del rumore di processo sia uguale a zero, boh, non è che mi è chiarissima, è un artificio matematico. La faccio perché mi semplifica molto la vita adesso dal punto di vista matematico. Va bene? Quindi facciamo queste due ipotesi. Diciamo che mediamente le equazioni sono corrette, possiamo interpretarla in questo modo, va bene? Ora, questa è la prima, poi facciamo l'ipotesi che, guardate, il valore atteso di W in I e in J, cioè in due istanti di tempo diverso, sia impulsivo. Per cui questo significa che il rumore non ha una correlazione temporale, però ha questa covarianza RW. Va bene? Sono indipendenti nel tempo i campioni di rumore. La stessa cosa vale per la misura, perché questo è l'impulso discreto delta di I meno J, per cui è sempre uguale a 0 tranne 1 quando I uguale a J, per una sequenza, non è una funzione. E poi è tutto scorrelato da tutto, se guardate. Se noi prendiamo una componente qualsiasi del rumore di processo e facciamo il valore atteso con una componente qualsiasi del rumore di misura, è uguale a zero. È la stessa cosa fra stato e misura. Ovviamente stato e rumore di processo sono correlati perché lo si vede proprio dall'equazione, però. Allora, questo vedete, sono tutti zeri. L'unica informazione che ci serve da capire è che abbiamo due matrici di covarianza. Rumore di processo e rumore di misura. È chiaro che queste due matrici di covarianza rappresentano informazione molto importante perché in maniera puramente intuitiva, quanto più sono grande, tanto più la mia variabile aleatoria è distribuita intorno allo zero, perché il valore medio abbiamo detto che è zero. Allora, e quindi potremmo dire tanto più è grande la variabile aleatoria. Questo significa che se io ho un rumore di misura molto grande, ho dei sensori abbastanza scadenti. Ora, grande e piccolo non vuol dire assolutamente nulla, adesso sono un ingegnere, devo sapere che l'uscita è caratterizzata da essere grandezze fisiche anche diverse tra di loro, quindi anche unità di misura diverse tra di loro. Bene, per cui ora io dico un grande e piccolo, immaginate sempre che ci sono delle virgolette, perché non è che
abbia molto significato, e dopo dedicheremo un po' di energie a capire queste matrici covarianze. Poi invece la matrice covarianza del rumore di processo è ancora più scura, perché io già non capisco perché devo mettere una variabile aleatoria per rappresentare l'incertezza di modello. Poi ci devo anche dare una covarianza. Boh, vedremo che cosa significa e vedremo che invece la cosa è più semplice di quanto non possa sembrare. Il primo impatto con questa variabile può essere un po', no, strano, invece poi vedremo che tutto, quando si va a fare il nostro bravo progetto, che tutto assume un senso. Ok. Non facciamo la dimostrazione, sono, diciamo, 2 pagine dense di calcoli. Se volete, nel mio sito web ci dovrebbe essere ancora, sì, ci sono gli appunti di identificazione e filtraggio in cui questi conti vengono fatti. Ci fidiamo e introduciamo direttamente le equazioni del filtro di calcolo. Abbiamo bisogno di un'altra definizione prima. E qual è? Allora, guardate, adesso, se vedete, le prime 2 righe si chiamano tutte e due stima. Allora, io ho x cappello di k, che è la stima di k dato k. E ora vediamo anche graficamente. E x segnato di k, che è la stima di k dato k-1. Cosa vuol dire? Che nel primo caso è la stima a posteriori, cioè la stima all'istante k utilizzando anche le misure in k. Nel secondo caso è la stima a priori, è la stima all'istante k che io posso fare utilizzando le misure fino a k-1, quindi al campione precedente. Ok? Ora, quindi si chiamano anche a posteriori e a priori. Se noi guardiamo giù la rappresentazione grafica, poi andiamo alla P, io ho messo solamente 2 campioni, K e K più 1, e poi la mia X, se vedete, qua c'è una sorta di impulso, se volete, in cui XK più 1 si trova a destra e X segnato K più 1 si trova a sinistra, e questo significa, no, ho utilizzato i dati in K più 1, ho fatto i conti del campione K più 1. Quindi a priori significa sto un attimo prima, a posteriori sto un attimo dopo. Ho usato o meno le cose che so in K più 1. Va bene? Ora, qui c'è anche K, il passaggio da K a K più 1 si chiama storicamente aggiornamento temporale, è l'evoluzione della dinamica, potremmo anche dire. Definiamo l'errore nello stesso modo in cui l'abbiamo definito per l'osservatore di Luenberger, a questo punto deterministico, perché si basa su un modello deterministico. È lo stesso modo, però, siccome a questo punto ho 2 stime, preciso, per me l'errore è quello rispetto a posteriori. Va bene? In realtà potete anche avere l'errore a posteriori e l'errore a priori, però, diciamo, poiché ho semplificato l'equazione, quello a priori è scomparso, quindi per me l'errore è extinto. Dopodiché, beh, con la covarianza noi abbiamo la stessa cosa. Abbiamo una covarianza posteriori e una covarianza a priori. Guardate, anche la covarianza è una stima. Perché? Beh, perché io non conosco x, per cui non lo posso calcolare la covarianza. Ok? Per cui è la stima della covarianza dell'errore in particolare, ed è a posteriori e a priori. Ok? Finalmente arriviamo alle equazioni. Questo è il signor Kalman, che, diciamo, è venuto a mancare relativamente da poco, e vediamo di leggerle, non le dimostriamo, ma vediamo di leggerle, e, diciamo, capiremo pian piano, perché poi noi adesso discutiamo di queste equazioni, che sono molto meno complicate di quello che sembrano, sono anche colorate per capire, diciamo, una diversa classificazione, diciamo, del loro ruolo. Allora, guardate un attimo. Noi abbiamo 2 equazioni azzurre, blu, che chiamo aggiornamento temporale o predizione. Ci saranno termini diversi perché,
Il filtro di Kalman, diciamo, era un controllista, questo l'ha trovato intorno agli anni 60, questo risultato, è molto utilizzato in diverse comunità, per cui alla fine la terminologia può essere un po' variegata, con lo quale lo potete trovare in letteratura. Per cui l'aggiornamento temporale si chiama anche predizione. Allora, che cosa faccio qui? Beh, l'aggiornamento temporale, vediamo un attimo la prima equazione, x segnato k più 1 uguale a x cappello con k più b. È, diciamo, molto banale la sua interpretazione. Allora, allora, guardate un attimo, immaginate che il vostro sistema dinamico sia una pallina che rotola su un piano inclinato. In un certo istante K, questa diciamo sarebbe una K, in un certo istante K voi avete la vostra stima x cappello della posizione e della velocità della pallina. Okay? È la migliore stima possibile che avete. E questo è l'istante K. Ora, dall'istante K, che quindi facciamo così con l'impulso, io in K più 1, quindi io qui questo lo conosco e devo trovare x segnato in K più 1. Intuitivamente quello che sto per fare è veramente banale. C'è una pallina che rotola su un piano inclinato. Qual è la migliore stima in K più 1? Beh, io che faccio? Dico, vabbè, rimane qua, oppure io dico, ma io, diciamo, mi faccio un bel velocità per delta t e dico che questa è la migliore stima. La velocità la assumo costante perché non so cosa sta succedendo, se ci sono altre forze. È chiaro che faccio la seconda cosa. Ma allora fare la seconda cosa, che è assolutamente intuitivo, significa banalmente dire ok, allora tu stai propagando la dinamica. Ok? Quindi assumi. Ok. Stai propagando la dinamica. Esatto. E ha smesso di aggiornare come diciamo a questo punto di consueto. Vabbè, ho scritto semplicemente la dinamica, adesso cerco di capire perché, cioè capire, c'è poco da capire, insomma. Allora, internet ci sta. È proprio la lavagna di Google. Ok, allora cosa ho fatto? Niente, ho scritto semplicemente l'equazione. Va bene? Quindi l'equazione di aggiornamento temporale, anche detta predizione, per quanto riguarda lo stato è banale. Sto semplicemente propagando, sto facendo la simulazione. Va bene? Ok, per quanto riguarda invece l'aggiornamento temporale della stima della covarianza dell'errore, lasciamolo perdere un attimo, cioè è meno intuitivo, questo si fanno i calcoli, è meno intuitivo, però lo calcolo basandomi sul modello, sulla covarianza del rumore di processo e su quella precedente, a posteriori precedente. Va bene? Quindi è meno intuitiva, però lasciamola perdere. Dopodiché, nel momento in cui arrivo all'istante K e utilizzo i dati all'istante K, qual è la mia stima migliore? Che si chiama aggiornamento di misura o correzione? È dire, ok, tu prendi il valore a priori, cioè x segnato con cui sei arrivato qui, per adesso hai anche delle misure. Usa queste misure, correggi
Beh, le misure sono Y con K. La tua stima della Y è X segnato, C per X segnato, quindi questo qua è una sorta di Y segnato, e ovviamente fai una correzione sull'errore della stima, perché poi alla fine che succede? Che se la tua misura è esattamente coerente con quello che tu hai, non devi correggere niente, X segnato è perfetto, non lo è mai, va bene, però diciamo ipoteticamente, se no tu fai una correzione proporzionale all'errore, cioè una retroazione, va bene, con un certo K. Questo guadagno K ha un'espressione che a prima vista potrebbe sembrare un po' strana, non credo che nessuno di voi la riconosca subito questa espressione, però adesso ne discutiamo e la capiamo, va bene? È un'espressione strana, ci sta la matrice di covarianza dentro, la stima della covarianza dell'errore, e poi ci sta qui invece la covarianza del rumore di misura. E capiremo i ruoli di queste matrici. Per quanto riguarda l'aggiornamento di misura della stima, la covarianza dell'errore, anche questo è poco intuitivo e qui si fanno i calcoli, lo implementiamo facilmente. Però diciamo è poco intuitivo. L'importante adesso è vedere, diciamo, prima un'interpretazione proprio grafica, se volete, di questi due, aggiornamento temporale e di misura, e poi capire il ruolo, diciamo, delle varie matrici che compaiono nel filtro di calcolo. Allora, io posso facilmente aggiornare la misura e fare l'aggiornamento temporale di misura con frequenze diverse. Perché? Beh, perché posso lanciare l'aggiornamento temporale, diciamo, a una frequenza più alta, poi arriva, diciamo, la misura e implemento l'aggiornamento di misura. Nessuno me lo vieta. Posso fondere dati sensoriali diversi anche a frequenze diverse, questo anche con calma, anche con Leuenberger. E poi posso implementarlo facilmente nel caso non stazionario. Qui non, da nessuna parte c'è l'ipotesi che le matrici siano costanti A, B e C. Va bene? Anche perché guardate, la grande differenza che io sto vedendo adesso e su cui discuteremo rispetto a Leuenberger è che K è tempo variante. Lo devo calcolare a ogni passo di campionamento. Va bene? Poi discuteremo anche di questo. Queste sono le equazioni. Ora cominciamo, diciamo, a capirle. Prima di tutto, l'interpretazione di gran parte dei filtri, noi vediamo Leuenberger, vediamo Kalman e vedremo il filtro a particelle. Esistono una marea perché lo stima dello stato è un argomento importante e molto ampio. Si basa molto spesso sull'alternanza di queste due operazioni. Una è la predizione che si basa sul modello matematico e il colore blu, diciamo, richiama quello delle equazioni della pagina precedente. E l'altra è la correzione che si basa sulle misure. Quindi gran parte degli algoritmi di stima dello stato alternano queste due operazioni, oppure lanciano, diciamo, la predizione tante volte e poi ogni tanto la correzione. Bene, questo è proprio una sorta di principio, diciamo, filosofico col quale si fa la stima dello stato. Anche in Leuenberger c'era, però era meno visibile. Solamente che se quando rivediamo Leuenberger scritto in forma di retroazione, voi vedete la parte di emulazione e la parte di retroazione. Sono la stessa cosa, però diciamo, si presenta storicamente, Leuenberger diciamo, nasce come filtro deterministico, anche a passo di impedimento costante, però un modo di presentarlo, poi lo potete implementare tranquillamente anche così. Ok, cerchiamo di capire questo guadagno. Bene, e vedremo che l'interpretazione del guadagno ci fa capire tanto su poi come dovremo tarare il filtro di Kalman, come lo dovremo utilizzare. Allora, cosa facciamo? Scriviamo l'equazione di aggiornamento di misura. Poi
che è questa qua. Bene? Allora, io l'equazione di aggiornamento di misura posso dire che, vabbè, x cappello è uguale a x segnato più una correzione. Cerchiamo di visualizzare questa correzione. Io per ora definisco delta x, per cui io k per y meno cx segnato che è uguale a delta x. Ok, ma allora che cosa posso fare adesso? Beh, guarda, tu hai che nell'equazione dell'uscita y uguale a chi? A, diciamo, cx più v, quindi tu ci puoi mettere cx cappello per capire se quello che tu stai misurando è coerente con la tua stima, e al posto di cx cappello ci metti esattamente l'equazione di sopra. Okay, quindi dall'equazione dell'uscita noi cerchiamo di dare un'interpretazione a delta x e ci arriviamo in maniera graduale. Quindi all'inizio leviamo il rumore. Se all'inizio noi leviamo il rumore, faccio due conticini, però sono banali. Allora, che cosa stiamo avendo? Un attimo che cancello la pagina e poi la condivido. Allora, guardate un attimo. Io adesso qui ho y uguale cx segnato più delta x, ok? Ora y è di dimensione m e diciamo x, per cui anche x segnato e delta x sono di dimensione n. Chi è l'incognita in questa equazione? È delta x. Io sto assumendo assenza di rumore adesso per semplificare, va bene? Ma allora questo significa che io questa cosa qui la posso scrivere come y uguale c segnato più c delta x. Allora questo significa c delta x uguale, beh, y meno cx segnato. Questa cosa qua è un termine noto. Ok? Questo è noto. E questa qui ha colonne più numerose delle righe. Beh, riconoscete qualcosa qui? Sistema di equazioni lineare. Con più incognite che equazioni. Okay. Che è capitato già altre volte, che capiterà anche in robotica. Spesso ci troviamo quando abbiamo a che fare, ovviamente la linearità è l'ipotesi di base che ci consente, diciamo, poi di semplificare queste cose, con situazioni di questo tipo. Allora, che cosa significa? Beh, significa molto semplicemente che io ho infiniti delta x, cioè ho infinite correzioni che sono compatibili con le misure, e questo è coerente col fatto che le mie misure sono tipicamente di numero inferiore rispetto allo stato. Cioè, il caso estremo è che la dimensione di y sia uguale alla dimensione di x, va bene? E va bene, è un caso quadrato, però diciamo, ignoriamo questo caso per adesso. Quindi questo significa che io posso trovare una opportuna delta x. E cosa faccio per trovare un'opportuna delta x? A questo punto, diciamo, imposto un problema di minimizzazione opportuno, perché vuol dire posso, la mia fantasia qua potrebbe fare quello che mi pare. In realtà io che faccio? Dico, guarda, ha senso che io trovi lo scostamento più piccolo. Il mio x segnato era buono, facciamo finta che era buono. Nel delta x me lo prendo il più piccolo possibile, quindi lo voglio minimizzare in norma. Però guardate,
che io qua sto usando una norma un po' strana. Non uso la norma 2, uso la norma che qua è scritta, diciamo, è scritta la sua equazione, che ha un certo nome, vabbè, si chiama la Hobbes, ma non importa, cerchiamo di capire qual è il significato di questa norma. Io peso la norma per la stima della covarianza dell'errore. Esce un'altra forma quadratica, come vedete. E cosa vuol dire questo? Beh, scriviamocela un attimo qua. Vediamo cosa vuol dire pesare per la stima della covarianza dell'errore. Anche questo poi ce lo vediamo graficamente fra poco, per cui. Allora, cosa vuol dire? Immaginiamo che io abbia una matrice P in cui ho un P1, 1, facciamo 0, 0 e P2, 2. No. Definita, è definita positiva se P1, 1 e P1, 2 sono maggiori di 0. Immaginiamo che io qui ho un numero qualsiasi P1, 1 e poi ho un epsilon molto minore di 1 qua. Va bene, perdonatemi la simbologia stupida. Allora, qual è l'interpretazione se io ho questa matrice di covarianza, la stima dell'errore? Che questo qui, questo signore qua, è un elemento di cui io mi fido moltissimo, perché ha una covarianza bassa, capito? Per cui qua io mi fido di questo. Allora, quando vado a dire al mio algoritmo tu devi minimizzare la norma, io vado a dirgli implicitamente, pesando per l'inverso, di non modificare ciò di cui mi fido, oppure comunque di considerare il peso relativo fra fiducia e sfiducia nella stima delle variabili. E questo adesso lo vediamo graficamente. Bene? Quindi, allora, questo è quello che ho detto molto semplicemente. L'equazione uguale a Cx rappresenta, beh, un sottospazio affine di dimensione m nello spazio di stato. Sottospazio affine, se non ve lo ricordate, non vi preoccupate, poi graficamente vi faccio vedere che cos'è quando lo spazio di stato è dimensione 2. La norma di Nobis è quella che abbiamo appena discusso. Esistono infinite soluzioni. Per cui adesso andiamo a vedere qual è. Vabbè, questo poi lo stato, anche lo stato è una variabile stocastica. Okay. Andiamo a vedere una interpretazione grafica. Che cosa facciamo? Scusate, subito dopo l'interpretazione grafica. Come la risolviamo delta x, quindi? Vabbè, con la pseudoinversa, nel senso minimizziamo questa cosa e ci viene un certo risultato. La pseudoinversa, pesata per p, ha un'espressione simbolica, che è questa qua, P segnato C trasposto, CP C trasposto a meno 1. Va bene, faccio i calcoli e viene questo. Beh, qual è il guadagno di Kalman? P C trasposto, poi RV CP C trasposto a meno 1, cioè questo è RV in più, ma noi per ora ho messo uguale a zero il rumore, per cui ci stiamo arrivando all'espressione, diciamo, del guadagno. Quindi delta X uguale questa cosa qui che moltiplica il termine noto, si scrive pseudoinversa pesata, c'è anche questa espressione qua. Aggiungo il rumore di misura, non facciamo i calcoli, ma se aggiungo il rumore di misura, questo nell'espressione viene proprio all'interno della matrice, all'interno della parentesi tonda. Allora, e il guadagno cosa sta facendo? Beh, il guadagno sta proprio minimizzando la norma pesata di delta x, però tenendo anche in conto il rumore di misura. E graficamente io penso che, diciamo, si capisca molto. Ora, come posso fare? Grafico sempre, posso farlo solamente con n uguale a 2 e m uguale a 1, cioè io ho una misura del y. Questo è un sottospazio affine, c'è cioè una retta in R2, va bene? Il sottospazio passa per l'origine, affine non passa per l'origine.
Cosa vuol dire che la misura è una retta? Beh, vuol dire che ovviamente la misura è un numero. È uscito, ho misurato la temperatura di questa stanza e viene 37 gradi. Che vuol dire che è una retta? Vuol dire che è uguale a C per X, X a dimensione 2, quindi significa che io qua ho l'equazione di una retta, perché il mio 37 gradi è uguale. Per esempio, C sarà 1 e 1, facciamo x1 più x2, cioè una retta. Okay? E nel caso multidimensionale rimane sempre un sottospazio affine, però l'importante è che adesso lo visualizzo nel caso. Qua ho messo x segnato, ho fatto un punto a caso, va bene? E ho assegnato un valore. Quindi dalla storia precedente del mio stima, del mio filtro, io arrivo a una stima a priori che sta qua. Ok. Acquisisco la misura e la misura è qua. Vabbè, C era proprio 1,1, infatti questo è 135 gradi. E questa è la mia misura. Ok, ora implemento il filtro di Kalman. Il filtro di Kalman lo implemento con rumore di misura 0 per ora, perché voglio prima visualizzarlo. Quindi qua ho rumore di misura e ho messo 0. Va bene? Poi la stima della covarianza dell'errore a priori io assumo sia 1,001, è quella che viene dalla storia del filtro, quindi non lo so, però per fare il disegno e per capire io metto che è una matrice che quindi è definita positiva, sì, pesa, diciamo, la fiducia che ho nelle due componenti della stima è la stessa. Ok, metto dentro nel filtro di Kalman. E viene, se lo fate anche voi, vi viene proprio 1,1. Ok? Quindi che cosa significa? Calcolo delta x, cioè io ho implementato le equazioncine, e poi disegno il vettore. Questo è x segnato più delta x. Guardate che cosa ha fatto il filtro di Kalman. Ha minimizzato la norma, che è da x segnato, porta ad essere coerenti con le misure. E poiché io non ho una fiducia di una stima rispetto di una componente dello stato rispetto all'altra, in questo caso è proprio la norma 2. Ho fatto questa ipotesi per disegnarla, ok? E quindi lui va proprio sulle misure. Avevo infinite possibilità perché io sarei stato compatibile con le misure prendendo un qualsiasi delta x che poi mi portava sulla retta, ma anche a valori infiniti. Quindi è chiaro che voglio, diciamo, minimizzare lo scostamento ora vedendolo graficamente. Questa curva qua disegnata, che cos'è? È proprio, diciamo, l'ellisse che però è una circonferenza perché P è 1,1. Ok? Perfetto. Ora ipotizziamo che, sempre in assenza di rumore, io arrivi nella stessa situazione con una P diversa. Quindi 0 è il rumore di misura. La P segnata è 1,2. Cosa significa 1,2? Di chi mi sto fidando di più? Di 1. Ok? E adesso il mio guadagno di Kalman, chi sta modificando di più? Guardate, l'errore è scalare, per cui ho un terzo, 1,2. Sta modificando di più quello di cui mi fido di meno. Dal punto di vista grafico, io sto sempre andando a finire sulla retta. Faccio un delta x che va a finire sulla retta. Ci ricordiamo che le misure sono perfette per ipotesi perché Rp è uguale a 0. Ok? Quindi il semiasse che sì, questo qua diventa anche il semiasse in questo caso di questa ellissoide. Ora la misura non è perfetta. Aggiungiamo la misura. Aggiungo la misura, calcolo il nuovo delta x e cosa esce fuori? Beh, esce fuori, quindi io ho messo un rumore qua adesso di misura. Lascio la P del caso dell'ultimo caso, ricalcolo K, vado a fare x segnato più delta x e guardate, finisco qua. Io non finisco più sulla retta. Perché? Perché
Perché adesso il filtro di Kalman deve fare un compromesso fra un modello matematico in cui ho una certa covarianza del rumore di processo e le misure, ma le misure non sono perfette, c'è una covarianza del rumore di misura. Per cui lui fa un compromesso, va nella direzione indicata, ma rimane anche attaccato a x segnato che viene dal modello matematico, per cui lui non va esattamente sulla retta. Questa striscia verde più grande la dovete vedere come se fosse sfumata così, prima o poi la farò, ma la dovete vedere come se fosse sfumata così. Quindi lui a questo punto raggiunge un compromesso e questa è l'interpretazione che dovete dare al filtro di Kalman. Un compromesso fra il modello e i dati. Questo compromesso si gioca sulle due matrici di covarianza. Quindi adesso io capisco che la mia matrice di covarianza del rumore di processo non è un'entità a sé stante, per cui io ho difficoltà proprio a capire che valori devo mettere, perché se devo modellare un sistema meccanico e questo non scivola perché c'è l'attrito statico, e dico, vabbè, ci metto. Lo ignoro e ci metto una covarianza. Che valore mettere? Sarei in grande difficoltà. Se però io comincio a pensare, ma questa va in contrapposizione col rumore di processo, che ingegneristicamente, di misura, che ingegneristicamente mi è chiarissimo, lo vado a leggere dal sensore come stima iniziale, allora io ora capisco che c'è una battaglia fra queste due matrici di covarianza. Si può vedere il filtro anche come una propagazione della predizione che sarebbe predizione correzione di queste due anime del filtro. Di che cosa? Beh, del valor medio, che a questo punto è la stima, cioè la mia stima è il valor medio della variabile aleatoria che rappresenta lo stato e della covarianza della stima. Quindi voi dovete proprio immaginare che ci sta questa PDF che si muove perché si muove il valore dello stato e che cambia, diciamo, in base alla covarianza. Per esempio, questo qua è un x segnato di k, ha questo valore e ci ho disegnato, ovviamente scalare per fare il disegnino, e ci ho disegnato intorno la sua stima della covarianza dell'errore, applico queste equazioncine, ho semplicemente poi reso anonimo l'asse x, però questo qua l'ho fatto con queste equazioni. X cappello, per esempio, si sposta qui e cambia la matrice di covarianza. Poi riapplico l'equazione, l'aggiornamento di misura, l'aggiornamento di modello, aggiornamento temporale, e si sposta qui. Va bene? Quindi voi dovete vedere proprio questa covarianza che si muove insieme alla stima. E per esempio, io qua vi ho ricopiato un'altra volta, ho preso uno snapshot del tutorial con cui ho anche fatto, diciamo, l'introduzione, perché usare i filtri di Kalman, che è un tutorial di MATLAB. Bene, che fa la stessa cosa, il disegnino è diverso, qua è l'esempio della macchina, per cui fa vedere che questa è la probability density function della stima. E vi mette anche in questo caso le misure. Quindi vi fa vedere che voi avete x cappello k, poi c'è y con k e poi avete quello con scusate, questo hanno messo due volte la stessa variabile. Allora, questa è prima delle misure, questa è a priori e questa a posteriori. Vabbè. Ok? Quindi alla fine è questa un'interpretazione, diciamo, che può essere vincente del filtro di Kalman, sia capire il guadagno e sia vederlo come una propagazione della PDF della stima dello Stato. Nella foto di prima, se x segnato con k è solo una punta più alta, vuol dire che era molto più vicina alla misura e quindi il filtro andava più verso sinistra oppure. Allora, la misura adesso, la posizione di x segnato con k è il valore numerico della stima. Poi la sua PDF l'ho centrata, diciamo, intorno alla stima. Se fosse stata più alta, adesso bisogna vederlo, non ho messo i numeri, per cui è solo qualitativo il discorso.
quando lei ha le due azioni, temporale e di misura, in base al valore relativo delle due covarianze, lei vede che una delle due, alla fine, quando fa la composizione, lei ce l'ha sempre più alto delle due. Okay? Non sempre, dipende assolutamente dai sensori che stiamo utilizzando, cioè, però non necessariamente. Poi adesso facciamo una piccola pausa, però poi continuiamo a ragionare sulle matrici covarianza. Dobbiamo pensare un sistema dinamico generico, sono le variabili sono fisicamente diverse, con unità di misura diverse fra di loro, quindi dire alto e basso diventa abbastanza delicato. Bene. Domande da remoto? No, prof. Allora facciamo alle 10:05, 10 minuti. Va bene.